Ciao, questa è una nuova location perché questi giorni sto dai miei genitori perché loro sono partiti e quindi noi, io e Marco, stiamo qui a fare da dog sitter a Ettore e Romolo. Ciao Romolo, vieni, saluta. Vieni Romolino. Muo, cane. Saluta cane, eccolo Romolino. Ciao amor. Romolino. Che c'è? Vuoi scendere? No, giù. Sì, scendi, scendi. Questo è il video dei prodotti terminati del periodo. C'è un pochino di tutto, quindi iniziamo subito. Ho terminato la maschera, anzi la crema ristrutturante dello Splendore al cocco. Allora, mi piace o non mi piace? Non mi piace perché? Perché praticamente non fa niente praticamente. L'unico vantaggio è che comunque costa poco in proporzione a quant'è, perché dovrei averla pagata tipo 2-3 euro al massimo, e un litro di prodotto è comunque pochissimo come costo. Per quanto riguarda la consistenza, ha una consistenza molto liquida, quindi comunque non rimane neanche molto bene sul capello, non aderisce bene, tende a scivolare. Che c'è, Ettore? No, tu, niente, boh, è stata una canagnata, Roman. Vieni, Ettore, fatti vedere pure te. Vieni qui, mamma, vieni qui pure te. Romolo, lascialo in pace. Romolo! Ecco pure Ettore, il mio vecchio, è il vecchio di casa, lui c'ha 14 anni, che c'è? Calma, bacio, bacio, mamma mia. Vuoi scendere, dai? Un altro prodotto che ho terminato e che sicuramente ricomprerò è il Talasso Scrub Purificante della Imprimis, che è la marca che si trova da Eurospin. Allora, mi è piaciuto perché? Perché comunque ha ancora un buon odore. Fa il suo effetto, sviluppa una leggera schiuma quando lo andate ad applicare sulla pelle, però a me non mi dispiace, perché tanto comunque il prodotto lo devo andare a sciacquare, quindi che faccia una schiuma o meno non mi crea alcun problema. Dovrebbe contenere sale marino esfoliante e purificante, oltre ad estratti di alga, non si legge, dalle proprietà drenanti e rivitalizzanti. Drenante e rivitalizzante non so quanto, fatto sta che comunque la pelle resta molto più morbida, molto più compatta, e a me comunque da uno scrub mi aspetto quello, tendenzialmente, perché poi tutto gli effetti secondari, quelli miracolosi, li prendo un po' con abbondanza di pinze. Un prodotto che sì, buono, però c'è di meglio. È il Shower Scrub Water Lily Water Mint della Beauty Element della Sien, questo qui. Questo praticamente è un doccia schiuma scrub, quindi si applica semplicemente come un doccia schiuma, si massaggia e nel frattempo fa anche la sua azione scrub. Non ha dei granuli molto, molto potenti, perché comunque è un prodotto studiato per essere utilizzato con una frequenza comunque giornaliera, quindi non può essere molto, molto aggressivo. Io come l'ho utilizzato? A me piacciono molto i prodotti che fanno molta schiuma, e questo comunque non la fa, e quindi lo andavo a mischiare al mio bagno schiuma della Dove, e appunto facevo appunto questo mix per avere questo doppio effetto, appunto, diciamo, di schiumoso, schiumogeno e di scrub, e così tranquillamente l'ho usato senza alcun problema. Se andrò dalla Lidl probabilmente lo ricomprerò, però comunque non sarà una delle mie priorità. In questo caso l'ho pagato anche questo, credo, sulla manciata di euro comunque. Altro prodotto fresco di giornata che ho terminato è il Dove Go Fresh, quindi il deodorante al profumo di melograno ed erba cedrina. Allora, a me questo, diciamo che come deodorante mi ha lasciato abbastanza indifferente, perché sì, fa il suo effetto, fa il suo lavoro, quindi fa il deodorante. Io premetto che lo utilizzo sempre dopo aver applicato anche il Deo Sauber, quindi il deodorante antitraspirante della Sauber. Sono anni che faccio questo mix e mi sono sempre trovata bene e non mi puzzano le ascelle.
Però dicevo, se Deo Sauber comunque non ha una profumazione, mi aspetto che la profumazione mi arrivi dal deodorante successivo che utilizzo, perché comunque per me il deodorante deve avere un profumo, un odore. Questo mix secondo me non, cioè a me questo mix non mi piace. Poi un po' di maschere. Allora, ho terminato la maschera al tea tree della H&M, questa qui è questa verde. Quindi, allora, è una ricca maschera detergente con olio di melaleuca, calma le irritazioni e rinfresca la pelle lasciandola morbida. Allora, che rinfresca la pelle e calma le irritazioni, secondo me, boh. Cioè, nel senso, io non ho particolari irritazioni, particolari criticità sulla pelle, a parte purtroppo l'impurità sul naso. Quindi non ho tutte queste irritazioni. Però comunque faccio queste maschere sempre con molto piacere, perché comunque secondo me danno sempre un pochino di aiuto alla pelle per comunque apparire ed essere migliore. Questa l'ho pagata €2,99 e l'ho già ricomprata, perché comunque a parte questi effetti che non sono miracolosi, comunque è una maschera valida per quel che può essere, e quindi l'ho ricomprata. Beh, un'altra maschera che ho terminato è questa Charcoal and Pumice, questa qui, e questa, se non sbaglio, dovrebbe essere quella scura della sempre di H&M. Questa mi è piaciuta molto perché comunque ha un effetto molto sfoliante, lascia la pelle estremamente morbida, estremamente comunque rinvigorita. Obiettivamente, passando la mano, la pelle è molto più morbida, e quindi mi è piaciuta molto e la ricomprerò sicuramente. Questa l'ho pagata €2,99. Maschere body scrub. Allora, ho terminato della Detox il body scrub, questo qui si è distrutto perché la confezione esterna è in carta. Allora, questo è un peeling all'olio detox, quindi in teoria dovrebbe detossinare la pelle. Ovviamente io l'ho potuto utilizzare solo in una confezione, perché questo era un sample che mi era stato mandato da Douglas. Sì, è uno scrub che fa il suo lavoro, però comunque, come detto, non è miracoloso. Se lo dovessi trovare, lo ricomprerei, perché comunque è uno scrub per il corpo e non mi dispiace, però comunque non fa i miracoli. Come non fa i miracoli è il, credo che ci sia ancora dell'acqua dentro, facciamo così, è il Talasso Scrub rimodellante della Geomar. La Geomar la conosciamo tutti per i suoi scrub, ha quello bifasico con l'olio da mischiare, e poi c'è questo, il Talasso Scrub. Io l'ho utilizzato in entrambi, mi piacciono entrambi come scrub, perché comunque lasciano la pelle molto morbida, molto liscia. Come detto, come per i precedenti scrub, non fanno miracoli, non cambiano la pelle da così a così. Se volete comunque un prodotto che abbia un suo effetto temporaneo, quindi per uno o due giorni sentire la pelle più liscia, più morbida, questo è quello che fa per voi. Ripeto, non fanno effetti miracolosi. Quindi ho terminato poi la versione in crema del Sauber Deo Care, e è quello 7 giorni. Io e Marco lo utilizziamo ormai da anni, credo da diversi, almeno 4-5 anni, e ci siamo sempre trovati bene. Fa questa crema, ha praticamente questa crema bianca che va applicata sotto la scialla, e poi fa il suo lavoro. Purtroppo, proprio per il fatto che è bianca, tende comunque a macchiare i vestiti, soprattutto quando si tratta di capi neri, e quindi d'estate tendiamo ad utilizzare quella trasparente, anche se tra le due questa è decisamente quella migliore. Comunque costa sui 4-5 euro, ma li vale tutti, ne basta una quantità minima. Ho terminato il Fango Crema Guam, questo qui. Questo stava nella beauty box, vi metto il link dove quando l'ho ricevuta, metto l'immagine qui, tipo, con il collegamento, e anche il link qui sotto per chi magari guarda il video da mobile. E sì, è una crema anticellulite,
buona, no, ovviamente è una confezione da 75 ml, quindi comunque non è che ho potuto sperimentarla in un periodo lungo nel tempo, però per quello che ho comunque potuto provarla ha lasciato la pelle molto più compatta, molto più soda. Certo, non ha un effetto snello, non ha un effetto dimagrante perché non è miracolosa, però ha un effetto un pochino più compattante della pelle, anche se io non ho cellulite, ricordiamocelo. Comunque all'interno ha alghe guam, sali marini, argilla bianca e mix di oli essenziali, snellisce e rimodella la silhouette. Sì, un effetto comunque rimodellante un pochino l'ho avuto, certo non è miracolosa perché comunque i miracoli qui non li fa ormai più nessuno. Andiamo avanti. Dentifricio, ho terminato il dentifricio Menta Dent White, dentifricio senza lode e senza inganno, l'ho preso perché era in offerta e quindi l'ho preso, però c'è di meglio. Poi smalto, ho terminato The Essence, non cadere, l'Ultra Strong Nail Repair, quindi è lo smalto smalto sigillante per le unghie. Non mi è piaciuto per niente, l'ho finito nel più breve tempo possibile applicandolo proprio a dosi quintalose, e non lo ricomprerò perché appunto non mi è piaciuto per niente. Mi è piaciuto invece, l'ho già ricomprato, della Kiko, il numero 243, quindi questo è questo color vinaccia borgogna molto scuro. È un colore prevalentemente invernale, però io comunque non mi faccio problemi in utilizzare colori scuri anche d'estate, e quindi io continuo ad utilizzare il suo successore senza alcun problema. Buono, resistente, comunque io lo applico sempre con una base coat e un top coat, e quindi non ho problemi. Che poi in questo che io sia particolarmente rossa, ma non sono truccata, quindi è il mio colore normale di pelle. Va bene. Ho terminato della Douglas, della linea Air, l'olio d'argan Style & Shine, questo qui. Questo che mi segue sa che io lo utilizzo ormai da un sacco di tempo, lo sono anni che lo utilizzo e mi ci trovo benissimo, perché comunque lo trovo davvero un'ottima alternativa al Moroccan Oil. È molto più reperibile perché comunque lo trovi in tutti i negozi della Douglas, è molto più economico perché comunque costa una decina di euro, e quindi appunto non c'è bisogno di spedizione, di ordinarlo su internet, andare comunque o se no alla ricerca per i negozi, per i parrucchieri che hanno appunto il Moroccan Oil, e quindi ve lo consiglio. Cioè anche su questo ho fatto un video e ve lo metto nelle schede qui. Comunque continuo a ricomprarlo, anzi l'ho già ricomprato, e è buono. È quest'olio che io applico sulle lunghezze per rendere più morbide, più lavorabili, e lo utilizzo appunto con i capelli bagnati, appunto come utilizzerei il Moroccan Oil, come ho utilizzato il Moroccan Oil. Ho terminato, ma ho ricomprato esclusivamente per pigrizia, la maschera Glam Glow, questa qua. Questa è la confezione più piccola, da 15 grammi. Che cos'è? È una maschera esfoliante che va applicata sul viso, all'interno contiene dei microgranuli, è una maschera a base di argilla, va stesa sul viso, lasciata in posa massimo 5-6 minuti, e poi va risciacquata facendo movimenti circolari in modo da fare appunto questo effetto scrub, questo effetto esfoliante più che altro. Non dico che non sia una cattiva maschera, però dico che per il prezzo che ha non vale la pena, perché comunque questa qui la paghiamo sui 10-12 euro. Quando è in erboristeria comunque con la stessa cifra ci compriamo una tonnellata di polvere di argilla e i microgranuli, che ne so, possono essere di nocciolo di mandorle, comunque microgranuli esfolianti, quindi è semplicemente una pigrizia per me questa qua. E se posso evito di ricomprarla. Ho terminato qua con sommo dispiacere un prodotto di altissima profumeria, di altissima cosmetica, la crema occhi rigenerante Italian Resort di Acqua di Parma, questa qui. Questo mi è stato regalato a me e le altre blogger nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con Douglas per l'officina di bellezza appunto a Milano un paio di anni fa. Tra i vari corsi che abbiamo fatto c'era quello anche appunto con Acqua di Parma, e ci hanno illustrato i loro prodotti e poi ci hanno omaggiato appunto con la linea Italian Resort. Cosa dire? Allora, in particolare della crema rigenerante, perché è quella appunto che ho terminato. È un prodotto estremamente
efficace. È molto leggero, tant'è che lì per lì potreste pensare che non funzioni, comunque sia troppo leggero. Invece poi, andandolo ad applicare con costanza tutti i giorni, tutte le sere, io lo utilizzavo come crema, come contorno occhi prima di andare a dormire o comunque dopo aver fatto la doccia, noterete che la pelle è meno secca, è più idratata, è più compatta, la grana diventa molto più fina. A me è piaciuto molto, non lo ricompro solo perché comunque ha un prezzo molto alto, perché dovrebbe essere questo qui intorno alle 60-70 euro e sinceramente non ce li spendo i soldi per un prodotto del genere, anche se sicuramente li vale tutti quanti. Ok, questi sono i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, non credo di aver dimenticato nulla, nel caso lo metterò poi nel prossimo video dei prodotti terminati. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete dei curiosità su alcuni di quei prodotti che vi ho mostrato, ma lasciatemi tranquillamente un messaggio qui sotto, io tendenzialmente rispondo il prima possibile e rispondo comunque sempre a tutti. Vi ricordo tutti i social che trovate sempre nel box informazioni qui sotto, quindi Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook e via dicendo, in tutto il mondo del web, mi trovate. Se vi va spolliciate, perché comunque un pollicino in su fa sempre piacere, e se vi va ancora condividete se c'è qualche prodotto che vi piace tra quelli che vi ho citato. Il prossimo video lo troverete venerdì della prossima settimana, martedì se farò qualcosa di interessante nel frattempo troverete un vlog, ma è sempre un video extra, quindi non è mai fisso. E detto questo vi saluto, vi lascio al resto di YouTube, vi ricordo di spolliciare e ciao!